Vai. E ciao ragazzi e bentornati nuovo sul canale del coach, un altro video veloce. I dips per i tricipiti, l'hai mai fatti? Io sono sicuro di sì, è un altro esercizio che provo a dirti e a spiegarti come farlo al meglio. Allora, quest'altro esercizio fondamentale a corpo libero io lo vedo fare spesso, ma ovviamente sono qui per farti capire che viene sbagliato quasi 8 volte su 10, sì, non sto esagerando. Allora, ti faccio vedere prima un'esecuzione e poi magari gli errori che vengono eseguiti. Allora, ti faccio vedere velocemente, quindi mani, giù. Quindi questo è l'idea dell'esercizio, d'accordo? Allora, quali sono gli errori comuni? Una parentesi, questo è uno di quegli esercizi, sì, che aiuta moltissimo a sviluppare la parte del tricipite in questo caso, ma sollecita moltissimo l'articolazione anche quando viene eseguito in maniera corretta, quindi figuriamoci in maniera scorretta, ti porta all'infortunio quasi sicuramente. Allora, gli errori comuni che vengono fatti sono questi: si mollano le spalle, ok, e da qui addirittura ci si allontana con la schiena e si fanno questi lavori. Se guardate, il carico ce l'ho tutto sulla spalla e non sul tricipite, perché non fa nessun movimento. Quindi tu che cosa devi fare? Fuori, quindi si chiamano spalle depresse, abduci le scapole. Se vuoi aumentare la difficoltà, allunghi le gambe o addirittura le potresti anche alzare, quindi mantenere le gambe sospese, schiena vicina e da qui giù. E se guardi bene, il tricipite è quello che lavora, stressando quasi al minimo possibile le spalle, anche se le spalle si sentono. Infatti, questo è uno di quegli esercizi che va evitato assolutamente se hai problemi articolari. Quindi vediamolo ancora una volta. Fuori, spalle, abduci, giù. Spalle attive, non spalle passive, spalle attive. Ok, volevo darti quest'altro veloce consiglio. Se vuoi vedere gli altri veloci consigli sugli esercizi basilari che vedo praticare spesso, magari ti possono essere d'aiuto, te li lascio qui, oppure magari te li metto giù nel link in descrizione. Se hai qualche altra domanda me la scrivi sotto, se vuoi proprio esagerare ti iscrivi al canale del coach, così aiuta a supportare questo canale che sta cominciando ad avere un po' di ritmo. Infatti vai a vedere un po' di tutorial, addirittura abbiamo fatto degli incontri con la nutrizionista, la psicologa, fidati, stiamo parlando e affrontando moltissimi argomenti. Del resto ti dico anche di lasciare un bel like, noi ci vediamo alla prossima e tu allenati bene, ciao!